Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola e disse loro: così neanche voi siete stati capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va nella fogna. Così rendeva puri tutti gli alimenti. E diceva: ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia e stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a mercoledì 7 febbraio 2024. Festeggiamo oggi il beato Pio IX Papa. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 7 di San Marco, versetti 14 e 23. Proseguiamo la nostra lettura e meditazione del libro Cammino di Perfezione di Santa Teresa di Gesù. Siamo arrivati al paragrafo 11. Dirò infine, scrive, che quando l'anima è giunta a questa specie di orazione, sembra che l'Eterno Padre ne abbia esaudita la domanda, facendola entrare nel suo regno fin da questa vita. Oh felice domanda che senza saperlo ci sollecita un così grande bene. Oh modo benedetto di domandare. Ecco, sorelle, perché desidero che recitando il Pater Noster e le altre preghiere vocali, pensiamo in che modo lo facciamo. Se Dio ci favorisse di tanta grazia, non ci cureremmo più di nulla, perché verrebbe in noi lo stesso Re dell'Universo a cacciarci dall'anima tutte le cose terrene. Non già che quanti godono di questa grazia debbono essere staccati dal mondo completamente. Vorrei almeno che riconoscessero quello che loro manca, si umiliassero e procurassero di attuare questo assoluto distacco, senza del quale non farebbero alcun progresso. Quando un'anima riceve tali pegni d'amore, segna che Dio è letta grandi cose. Se non è per colpa sua, andrà molto innanzi. Ma se Dio, dopo aver disposto in lei il suo regno, vede che ella torna alla terra, non solo non le svelerà i segreti di quel regno, ma non le accorderà detta grazia, che soltanto a ben rari intervalli, ed anche allora per breve spazio di tempo. Quindi, quando un'anima, dice Santa Teresa, è giunta a questa orazione, il Signore ha esaudito la sua domanda, cioè quella di farla entrare nel suo regno fin da questa vita. Quindi è una grazia immensa. E, segno che in noi è presente questa grazia è il fatto che c'è un distacco assoluto da tutto e da tutti. Non ci si cura più di nulla. Tutte le cose della terra non hanno più alcun valore. Poi dice: è anche vero che chi vive, chi riceve questa grazia, non è che quindi è staccato completamente dal mondo per forza, cioè non è che per forza è già arrivato a questo livello. E allora le dice: beh, sarebbe opportuno che almeno riconoscessero quello che gli manca, no? Si umiliassero e procurassero di attuare questo distacco assoluto. Che vedete, il tema è sempre qui: distacco assoluto dalle cose della terra per poter avere un attacco assoluto alle cose di Dio. Ecco. E lei dice: quando si riceve questi pegni d'amore,
è segno che Dio ha eletto quell'anima a grandi cose. Quindi se non è per sua colpa andrà molto innanzi. Però le dice, se Dio, dopo aver posto in lei il suo regno, vede che ella torna alla terra, allora non solo non le svelerà i segreti di quel regno, ma non le accorderà detta grazia se non ad intervalli rari e per breve spazio di tempo. Quindi impariamo questo sano distacco dal mondo, dalle cose del mondo e dalla logica del mondo. E prosegue. Paragrafo dodicesimo. Ben può essere che mi inganni, ma vedo e conosco che le cose vanno così, persuasa che questo sia il motivo per cui le anime spirituali non sono numerose. Le anime spirituali non sono numerose. Siccome le loro opere non corrispondono alle grandi grazie che ricevono, attenzione, e invece di prepararsi a riceverne di nuove, ritirano la propria volontà dalle mani di Dio, che già la teneva come sua, per metterla in cose tanto basse, egli va in cerca di altri che lo amino di più e li inonda di più grandi tesori. Tuttavia lascia le prime quanto a loro elargito, purché siano sollecite a mantenersi pure la coscienza. Vi sono persone, io ne fui una, alle quali il Signore continua a suggerire sante ispirazioni, che inteneriscono il cuore, a compartire la sua luce sulla vanità del mondo e dar loro il suo santo regno con elevarle a questa orazione di quiete. Ma esse fanno le sorde. Sono talmente attaccate a recitare e recitano tante preghiere vocali e così in fretta da far credere che siano obbligate a recitare un gran numero ogni giorno e che cerchino di soddisfare prestamente il loro compito. Così, benché il Signore ponga il suo regno nelle loro mani, essi non lo vogliono accettare e lo allontanano da sé, pensando sia meglio pregare vocalmente. Ma voi sorelle, guardatevi da fare così, state anzi attente per vedere se Dio vi vuol concedere questa grazia. Pensate che sarebbe perdere un grande tesoro che vale molto di più di una sola parola del Pater nostro detta di quanto in quanto, che non recitarlo per intero molte volte in fretta. Colui a cui vi rivolgete vi è così vicino che non lascia ad ascoltarvi. In tal modo loderete e santificherete veramente il suo nome. Glorificherete il Signore come persone di sua famiglia, lo loderete con maggior zelo ed affetto e vi sembrerà di non più smettere di servirlo. Ecco, allora, vediamo questi ultimi due paragrafi del capitolo 31. Le anime spirituali non sono numerose. Lo dice Santa Teresa, e siamo nel 1400, nel 1500. Poi dice, le loro opere non corrispondono alle grandi grazie che ricevono. E cosa fanno? Ritirano la propria volontà dalle mani di Dio per metterne le cose della terra. Allora lui va in cerca di altre anime che lo amino di più. E poi fa questo riferimento, questo approfondimento sulle sante ispirazioni che inteneriscono il cuore, sulla luce che si riceve circa la vanità del mondo, e dice però ci sono anime che fanno le sorde, cioè sono talmente attaccate a recitare le preghiere vocalmente, ne recitano talmente tante di
queste preghiere vocali e così in fretta da far credere che sono obbligate a recitare un grande numero ogni giorno e che cercano di soddisfare a questo compito velocemente. Ecco, quindi la preghiera vocale è importante. Allo stesso tempo è molto importante anche questa orazione di quiete, questo dare ascolto alle sante ispirazioni, questo lasciarci raggiungere dalla luce sulle vanità del mondo, della vita, delle cose. Cioè non avere in testa devo dire queste preghiere, come veramente una lista della spesa da spuntare. Poi quando l'ho detto basta, sono a posto, posso fare altro. Non è il modo corretto di pregare questo. Cioè, certo che la preghiera è un dovere, però non possiamo viverlo come un doverismo, no? Per cui fatta male, fatta velocemente, buttata lì, fatta il più in fretta possibile, perché così almeno poi facciamo quello che ci interessa veramente, con tutta calma. E dice, vale molto di più una sola parola del Paternoster, detta di quando in quando, che non recitarlo per intero molte volte in fretta. Quindi uno dice, vabbè, allora io da adesso dirò un Paternoster al mese e lo dico piano, Padre nostro. Ecco, adesso tocca meditare su questo e per un mese non lo dico più. Ecco, no, non è questo che dice Santa Teresa, eh? Cioè, è un'espressione che lei usa un po' paradossale, un po' estrema, per dirne tanti e dirli in fretta, senza quella dovuta attenzione, quell'unione interiore, vi ricordate, no? E non serve a niente. Come quando uno partecipa alla Santa Messa e la sua testa è altrove, c'è solo il suo corpo. A che serve? Cioè, devo esserci lì io, tutto io. Questo non vuol dire che allora è meglio fare una messa all'anno fatta bene che 364 fatte male. Sì e no. Cioè, nel senso, tutte le messe, tutte le preghiere devono essere fatte bene. Non è che allora mi concentro per farne bene una e poi il resto lascio perdere perché se non le farei male. No. Io devo fare le mie preghiere, devo andare alla mia messa e devo farle bene, impegnandomi come è doveroso impegnarsi, capite? Cioè con quella corrispondenza interiore che deve essere proprio tipica di chi ama il Signore. Ecco, siamo arrivati al capitolo 32esimo. Che inizieremo la volta prossima, domani. A Dio piacendo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica, la Vergine ci protegga. Amen. Se lodato Gesù Cristo, sempre se lodato.